Carissimi amici della Pogonatomia, buona domenica e innanzitutto due precisazioni. Un utente mi ha chiesto cos'è la Pogonatomia. Velocissimamente, la Pogonatomia è l'arte di radersi da soli. Prima di una certa epoca la rasatura avveniva generalmente dal barbiere. A un certo punto della storia, intorno al 1770, un coltellaio che si chiamava Jean-Jacques Perret scrive un trattato scientifico per l'epoca, in cui teorizza la possibilità di farsi la barba da soli e progetta per la prima volta un prototipo di rasoio di sicurezza che verrà poi realizzato alla fine dell'Ottocento, ma questa è un'altra storia. Altra cosa a cui voglio rispondere, un utente ha criticato giustamente, ci mancherebbe altro. Il disordine presunto di questo, tra virgolette, set. Ecco, in realtà il punto è che questo non è un set, questo è il mio bagno, quindi quello che vedete è un asciugamano, non è che posso fare, anzi adesso accendo la luce per farvi vedere meglio, non posso fare un set cinematografico, cioè io sono un attore, quindi dovete avere pazienza. Non è proprio, come dire, tutto perfetto, ma comunque racconta la sostanza. Oggi cosa facciamo? Oggi fa caldo. L'estate è arrivata, cattiva, iniziata a mordere dopo un giugno, diciamo, che ci ha lasciato tante gocce di pioggia, tanta freschezza. Invece adesso fa caldo, allora andiamo a usare qualcosa di freddo. E cosa meglio c'è di freddo? La linea di Extra Cosmesi. Qui siamo proprio a livelli di freddo, eh? Cioè qui è proprio. Qui abbiamo praticamente mentolo e olio d'eucalipto, quindi dà una sensazione di freddo in viso, è incredibile. Poi vedete anche i prodotti successivi. Vedete, voi non potete purtroppo sentire, ma è una cosa impressionante. Andiamo per ordine: rasoio standard razor americano. Questo è un rasoio che prodotto da una piccola ditta americana in alluminio aeronautico, quindi questo è leggerissimo, alluminio aeronautico già armato, perché volevo non fargli perdere troppo tempo. Già armato, si vede, ecco, già armato con delle lamette Derby Extra. Troppe volte maltrattate queste lamette, in realtà sono abbastanza efficaci. Barba di 2 giorni e pennello. Io qua ho messo a bagno nella ciotola di Rocco Contini Rock, ho messo a bagno Semog 820, che è uno dei migliori maiali che ci sia in circolazione, secondo me. Pennello eccezionale, io ce l'ho da un anno, non mi ha mai deluso. Guardate che ciuffo bello maturo. Io ce l'ho da un anno, Semog, eccolo qua, 820. Allora, cosa facciamo? Innanzitutto ci bagniamo il viso, facciamo arrivare l'acqua un po' calda. E non è che sono in un set, purtroppo avessi un bagno apposta per fare queste cose qua, potrei anche montare, però non ha senso, cioè qui siamo tonsori, non attori. Cioè. Allora, il viso, andiamo a prendere direttamente la crema di sapone, è un po' freddo, col pennello, che non è bagnato ma è semplicemente umido. Qui preleviamo un quantitativo, andiamo proprio a prelevare un quantitativo giusto, ecco qua, e andiamo a montarlo nella ciotola. Questo pennello monta tutto, questa ciotola con i suoi solchi ci mette del suo, quindi diciamo che compito abbastanza agevole oggi come montaggio del sapone.
Ecco, vedete che monta, monta la panna. Questo pennello è veramente eccezionale, delicato, pure se non maiale, setole morbide, dopo un rodaggio molto intenso, durato praticamente un anno. Il maiale è così, e più lo usate, se lo curate per bene, e più vi dà soddisfazione. E alla fine, quando voi prendete un po' la mano, lo preferirete al tasso, anche se il tasso costa di più, è più elegante, quello che volete, ma alla fine il maiale rimane, offre una cosa in più, secondo me. Chiaramente deve essere ben 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 gestito, eh? Quindi sempre messo a bagno, sempre lavato molto bene, in modo che non si incrosti col sapone, che le setole rimangano efficienti. Eccoci, sciacquiamo le mani e procediamo con il nostro standard razor e la metta extra derby verde. Sentite come canta? Eh sì, perché la metta è abbastanza esposta, eh. Vediamo se si vede. È abbastanza esposta. Alluminio aeronautico molto leggero. Eccoci qua. Facciamo ancora un passaggio. Pulliamo bene il viso. E direi che il primo giro è andato. Puliamo un attimo le schifezze, sciacquiamo il viso e andiamo a rimettere il sapone per il pelo obliquo. Meno freddo, eh? Però la botta di freddo arriva con dopo barba. Una rasatura a freddo, come la fusione, che non si sa bene come si faccia ancora. Ecco qua.
In seconda passata è più scorrevole, chiaramente, perché la barba era lunghetta. Quindi poca anatomia, dicevamo, no? All'utente che mi ha chiesto. Poca anatomia cosa significa? Che ci sono strumenti per la poca anatomia e sostanzialmente la sveglia di sicurezza, ma anche il multirama. Ci sono strumenti pensati per fare a meno il barbiere. Poi c'è chi si rade, anch'io lo faccio delle volte, con il mano libera o con lo sciavetto. Quella è sempre poca anatomia perché di fatto ci si fa la barba da soli, ma fatta con strumenti non pensati per quello. Cioè, il rasoio di sicurezza, il rasoio è mano libera, è pensato per essere usato su un terzo. Poi tutto si può fare. Ci sono degli eccellenti rasatori che utilizzano mano libera, eh? O lo sciavetto. Non è una critica al tipo di rasatura, anzi, se rientra nella sua tradizionale, tutto va bene. Quello qui è andato, qua c'è un piccolo ritocco. Sembra qua che devo ritoccare. E qui diciamo che il 95% del pelo è già andato, quindi il contropelo è una piacevole formalità. Andiamo a insaponare. Leggeri, e comunque si sente molto eucalipto e mentolo, cioè quasi quasi come un effetto balsamico. Estate, d'altronde, caldo, ci vuole il freddo. È un po' come accendere l'aria condizionata, no? In rasatura. Contrapelo, direi. Impeccabile, ottimo l'abbinamento fra Standard Razor e Derby. Mi sono trovato molto bene. Ecco qua. Pelo nell'uovo, eh? A posto. Faccio un riso, acqua fredda.
e rimane una sensazione di fresco, già dal sapone. Risultato, come vedete, ottimo, BBS. E adesso ci facciamo simpaticamente una doccia fredda perché andiamo freddo. Andiamo con la barba. Ecco, anche qui non si scherza. Tanto mi pulisco dai disastri che ho combinato perché io spatarro. Anche qua, mentono, non si scherza, freddo, e questo è freddo, e questo togli quasi il fiato, ma è piacevole, ah. È come un gavettone d'acqua gelata. Apre anche il naso, apre i respiratori. Questo caldo è ideale. L'effetto di freddo inizia con l'applicazione, ma poi va avanti, eh? Cioè, ha un'evoluzione la sensazione. Molto bene. Lasciamo che il devo barbagisca. E siccome non ci facciamo mancare niente, perché non usare anche la crema idratante freddo sempre con olio d'eucalipto? Vediamo un attimo che asciughi la barba, chiaramente. Comunque, dicevamo dello standard razor, ma sul loro sito internet adesso lo vendono in saldo. E io avevo parlato all'epoca con parlato, avevo scritto ai produttori che mi avevano detto che sarebbe uscito un modello nuovo. E non lo so, io l'ho preso, sono soddisfatto. Chiaramente è un rasoio che voglio dire, chi ha già altri rasoi closed comb a pettine chiuso potrebbe anche dire non ne sento particolare bisogno, però è particolare, è leggero, alluminio aeronautico, un bel manico, una bella satinatura, insomma, vedete voi sul loro sito, il loro prezzo non è eccezionale, anche se poi adesso importare dagli Stati Uniti è sempre un problema, però è un prezzo, diciamo, molto accessibile adesso, quindi secondo me un pensiero può essere fatto, ecco, io l'ho fatto, non mi sono pentito, non mi sono pentito. Crema idratante. Poi, come dico sempre, sono capricci i nostri perché un rasoio basta avanza, non, per dire, non è che. Però, per chi vuole provare qualcosa di nuovo, questo è un rasoio, ad esempio, gestibile. Crema idratante la mettiamo sul viso, anche sul collo. Assorbire bene. Questa è delicata, eh? Piacevole. Mentre il Dewbarma è strong, questo è più delicato. Eccoci qua. Sciacquiamo le mani. E niente, quindi abbiamo fatto una rasatura a freddo. Ecco, la sensazione di freddo riparte. Quindi non finisce nel momento dell'applicazione del dopobarba o della crema, ma rimane. Quindi io in questo momento continuo ad avere questa sensazione di freddo sul viso. E ottimo prodotto, bravo Donato Ciniello, Extra Cosmesi, d'altronde lui fa delle cose veramente ottime, artigianali, e insomma, non è una novità. Buona domenica a tutti, grazie di seguire il canale e la pagina di Amici della Parodontomia su Facebook. Se potete mettere like sia su YouTube che su Facebook, vi ringrazio. Buona domenica e buona barba.